per la fede una volta insegnata, ai seguaci del Santo Evangelo, con la forza che in Cristo mi è data, può combattere l'essere fedele. Voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere il cielo, la corona riposta in fede. Di Dio voglio vestir l'armatura per combattere l'intolestà, nella lotta per quanto sia dura, o c'è certo il nemico a terra. Voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere il cielo, la corona riposta in fede. In Gesù sono fatto guerriero, per soffrire e combattere ognuno, e per essere valente ed intero nelle guerre del nostro Signore. Voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo la corona riposta ai fedeli. Ed un giorno anch'io potrò dire: ho lottato e serbata la fede, con la fine del corso il soffrire è cessato in eterno per me. Voglio andare del Signore. È una grande gioia potersi ritrovare ancora insieme, raccolti intorno alla parola di Dio. Quello che dà gioia al nostro cuore è la parola di Dio. Voglio quest'oggi leggere con voi dalla parola di Dio, dal profeta Isaia al capitolo 12, alcuni versi. A partire dal primo, Isaia capitolo 12, dal primo verso. In quel giorno dirai: io ti lodo, Signore. Infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura di nulla. Poiché il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stata la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. E in quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso, salmeggiate al Signore perché ha fatto cose grandiose, siano esse note a tutta la terra. Abitante di Sion, grida, esulta, poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. Ne deriva gioia dalla parola di Dio, deriva speranza, deriva fiducia, certezza, perché Dio, posso dire un'espressione un po', diciamo, tra virgolette, ha un carattere ovviamente amorevole, perché nella parola di Dio è scritto Dio è amore, ma sicuramente un carattere gioioso, espansivo. Gloria al nome del Signore. E qui il profeta sta considerando qualcosa di importante.
in quel giorno dirai. C'è un giorno che Dio ha preparato ed è il giorno quando Lui ritornerà, Gesù, e prenderà la sua chiesa, rapirà i suoi credenti. Dopo questo ci sarà un giorno in cui Gesù verrà insieme alla chiesa e regnerà sulla terra. Noi come credenti stiamo aspettando quel glorioso giorno della venuta di Cristo Gesù. Ma qui non solo fa riferimento a quel giorno, quando il Signore ristabilirà, la situazione in tutti i sensi della nostra terra, del nostro mondo, del nostro pianeta, ma fa riferimento anche all'aver realizzato qualcosa di importante che si chiama salvezza. Qui dice: io ti lodo, Signore. E la lode è fondamentale per ogni credente, per ogni figlio di Dio. Tante volte trascuriamo questo aspetto così importante, cioè lodare Dio. Davide diceva nel Salmo 34: io benedirò il Signore in ogni tempo. Gloria al nome del Signore. Questo canto, questa lode, situata qui nel libro di Isaia, ci ricorda che come credenti dobbiamo continuare a lodare il Signore sempre, in ogni circostanza e in ogni condizione, in ogni tempo in cui noi ci veniamo a trovare. E il motivo della lode è questo: infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Oggi nel mondo anche si usa molto questo termine, l'ira di Dio, e alle volte si abusa anche, ma dobbiamo stare attenti a usare le cose del Signore a nostro piacimento. Qui questo, concetto dell'ira di Dio che si è calmata fa riferimento a una condizione spirituale, personale, in cui il profeta e il popolo di Dio, Israele in particolare, viveva e che ha realizzato l'amore, la grazia e il perdono da parte di Dio. È ciò che abbiamo realizzato anche noi in qualità di credenti, ogni credente può dirlo. Abbiamo realizzato la consolazione di Dio. Alleluia! Dio non è più adirato con noi, perché Dio ci ama. Infatti Giovanni 3,16 dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico, unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E Dio ama anche te, caro ascoltatore. Dio ama anche te, ha dato la sua vita a Gesù anche per te. E se tu credi in lui ricevi la salvezza. Infatti il verso che segue dice: ecco, Dio è la mia salvezza. Avere la salvezza di Dio non è qualcosa di religioso, qualcosa di istituzionale, ma è qualcosa di personale, qualcosa di reale, che qualcuno può realizzare semplicemente aprendo il suo cuore a Gesù, invocando il Re dei Re, il Signore del Signore, il Salvatore del mondo, che si chiama Gesù. Nel profeta Gioele 2 verso 32 è scritto: chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La salvezza è un fatto che ti riguarda, è un fatto tuo, personale, è un dono che Dio ti fa se tu riconosci di aver bisogno di Lui e invochi il Signore, invochi il perdono a Dio direttamente, realizzerai il perdono dei tuoi peccati, perché Dio è fedele. Potrai dire con Isaia: ecco, Dio è la mia salvezza. Gesù vuol dire Yahweh, il Signore salva. Gloria al nome del Signore. Questo giorno Egli è pronto ancora a salvare. E ancora dice Isaia: io avrò fiducia, non avrò paura di nulla. La fiducia è importante. Il termine originale dal greco lascia intravedere una persuasione, ha a che fare con la fiducia e quindi la persuasione, cioè la convinzione. La fede è irremovibile, ma la fede
viene dalla parola di Dio. La parola di Dio ci fa, diciamo, queste, tra virgolette, iniezioni di fiducia, del continuo ci infonde fiducia per andare avanti. E la fede ci fa dire: io avrò fiducia e non avrò paura di nulla. Viviamo in un tempo in cui sembra che la paura domini. Ma questa mattina vogliamo poter dire queste parole: io avrò fiducia e non avrò paura di nulla. Gloria al nome del Signore, perché Dio mette in noi questa fiducia che non è epidermica, superficiale, ma è profonda. È nel nostro cuore, nel cuore di chiunque crede e teme Dio. Sapete, la paura riguarda un po' tutti, perché anche Adamo nell'Eden, nella storia biblica, nel libro della Genesi, quando trasgredì l'ordine di Dio, Dio lo chiamò e disse: dove sei? E lui disse: ho sentito la tua voce, ho avuto paura, mi sono nascosto perché ero nudo. Questa è una paura che consegue il peccato, che viene dopo aver commesso un peccato. Ma Gesù questo giorno ti può lavare e purificare col sangue di Cristo Gesù. Se tu confessi i tuoi peccati, è scritto: egli è fedele e giusto da rimettere i nostri peccati e perdonare le nostre iniquità, e di conseguenza toglie la paura dal tuo, dal nostro cuore. Non avrò paura. Anche il re Giosafat, un re dell'Antico Testamento, un re di Israele, ebbe paura di fronte al nemico. Ma, dice la scrittura, si dispose a cercare il Signore al digiuno. Non si lasciò sopraffare dalla paura, ma si mise alla ricerca di Dio per capire come avrebbe potuto proseguire il suo cammino e come Dio avrebbe potuto aiutarlo. E la cosa bella è che Dio lo aiutò. Dio gli andò incontro, non solo gli tolse la paura, ma gli diede anche la vittoria con la sua parola. Infatti Dio lo incoraggiò dicendogli: non temete, non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Forse stai combattendo una battaglia questa mattina, questo giorno, molto pesante, ma sappi che Dio è potente da risollevarti, da ristorarti, da tirarti fuori da quella circostanza. Se solo hai uno sguardo di fede verso di Lui, quella fiducia incondizionata verso il Salvatore, il Creatore del cielo e della terra, Dio è potente da toglierti da quella condizione. Dio è potente da liberarti. Infatti la parola di Dio ci invita a credere: credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai Suoi profeti e trionferete. Gloria al nome del Signore, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla. Anche Pietro ebbe paura quando camminava sulle acque, ma gridò a Gesù e Gesù lo tirò fuori. E questo giorno puoi gridare al Signore con la certezza che Lui è pronto ad intervenire nella tua vita, è pronto a liberarti e a salvarti. Gloria al nome del Signore, affinché potrai dire come Isaia: io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, perché il Signore è la mia forza e il mio cantico, Egli è stata la mia salvezza. E al verso 4, l'esperienza di uno diventa l'esperienza di altri. Prima ha detto: in quel giorno dirai, al verso 1, al verso 4: in quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome. Questo è un tempo difficile in cui viviamo, ma la parola di Dio dice che questo è anche un tempo favorevole. È scritto nella Seconda Corinzi, Paolo scrive, dice:
Eccolo, questo ora è il tempo favorevole o accettevole, è questo il tempo della grazia, cioè il tempo in cui noi possiamo essere salvati, noi possiamo essere strumenti di salvezza per quanti in questa circostanza, in questo momento hanno bisogno e stanno chiedendo aiuto nel loro cuore, stanno gridando senza ottenere una risposta. La parola di Dio ti viene incontro, Dio stesso ti viene incontro e ti dice: eccolo ora il tempo favorevole, io ti ho soccorso, io ti ho esaudito. Dio fa tutto questo quando noi lo invochiamo, quando noi lo cerchiamo. Egli si lascia trovare da noi, egli è pronto a rialzare il nostro capo, a guarire le nostre ferite, egli è pronto a consolarci, a mandare il Consolatore, lo Spirito Santo, egli è pronto a alleviare le nostre piaghe, le nostre ferite, le nostre malattie. Il Signore è ancora colui che guarisce ancora oggi, lo vogliamo proclamare con certezza fino alla fine dei nostri giorni. Infatti è uno dei nomi di Dio nella Bibbia: io sono l'Eterno che ti guarisco, in Esodo 15:26. E questo ti guarisco vuol dire che lo fa ancora oggi. In Ebrei 13:8 Gesù dice che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è lo stesso. Puoi fare una grande cosa oggi, hai una grande opportunità, puoi invocare Dio, puoi aprire il tuo cuore, puoi dire: Signore, aiutami a realizzare la salvezza, ho compreso dalla tua parola che è qualcosa che mi riguarda, comprendo anche che non posso far trascorrere molto tempo, ho bisogno oggi di questo intervento divino nella mia vita, di questo intervento di liberazione, di potenza, di forza, e Dio sicuramente verrà a te, Dio ti aiuterà, Dio ti libererà. Qualunque sia il tuo timore, la tua sofferenza, la tua paura, la tua ansia, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Potrai dire come Isaia: io avrò fiducia e non avrò paura di niente. Non perché siamo delle persone fuori del mondo, non perché vogliamo dimostrare di essere quello che non siamo, ma perché Dio è la nostra salvezza, Dio è la nostra forza e sarà anche la tua, se tu lo vuoi, lo accetti e lo credi. Il Signore farà qualcosa di glorioso oggi nella tua vita, senza trascorrere altro tempo, ora, in questo istante. Ti invito a chinare il capo insieme a me, chiudere gli occhi e pregare. Signore, Padre, ti vogliamo ringraziare per un altro giorno che ci hai dato da vivere. Ti vogliamo ringraziare per la tua meravigliosa e benedetta parola, come anche oggi ce l'hai data. Signore, aiutaci non solo ad ascoltarla, a crederla, ma a riceverla nel nostro cuore, affinché essa parola porti frutto per la vita eterna. E tienici pronti per quell'incontro. Benedici i nostri amici in ascolto. Benedicili in maniera speciale. Togli, Signore, ogni sofferenza al loro cuore, ogni timore. E aiutaci a realizzare Gesù, il vivente, che è benedetto in eterno. Pace del Signore. Dio ci benedica.